Allora, grazie a tutti per aver accolto l'invito a partecipare a questa fiaccolata. Questa fiaccolata è stata organizzata dalla famiglia di Francesco Armiento, di cui mi faccio portavoce. Come già sapete, Francesco è scomparso il 27 giugno scorso e da allora di lui non abbiamo avuto più notizie. Questa fiaccolata vuole essere un appello alle istituzioni a non smettere di cercare. Sarà una marcia silenziosa che procederà per il paese fino alla chiesa, dove ci sarà un momento di raccoglimento e di preghiera. Il nostro pensiero lungo il cammino vada anche agli altri ragazzi di mattinata, usciti di casa e mai più ritornati. Angelo Iaconeta, Francesco Simone, Francesco Libergolis. A chiedervi di non dimenticarli, stasera ci sono le loro foto, insieme alle loro famiglie. Per noi e per loro, la vostra presenza qui, il vostro simbolico abbraccio, vale più di tanti mi dispiace. Grazie a tutti, possiamo cominciare la marcia. Se possibile, per
questo vi prende da voi, vivete in pace con tutti. Parola di Dio. Nel nostro desiderio, nella nostra testa, qui rappresenta la sintesi della liturgia che abbiamo vissuto. Vi voglio un'ultima parola in questa circostanza che certamente può mancare, ma dicevo che è attesa e desiderata da tutti. Grazie a tutte le associazioni locali e tutti i presenti che hanno accolto il grido di dolore e l'invito di familiari delle persone scomparse a prendere parte a questa fiaccolata delle vicine del mondo. Tale iniziativa, che è il modo per essere vicino alle famiglie delle scomparse e per tenere alto il loro ricordo, è stata accolta con applauso dall'amministrazione comunale, dalla parrocchia e da tutta la comunità che oggi è riunita per testimoniare la propria vicinanza. Oggi avvertiamo una forte comunione spirituale che si alimenta con la preghiera e con il ricordo. E la cerimonia odierna rafforza il senso del ricordo dei vostri fratelli. Ciò non cancella il dolore di una vostra assenza fisica, ma ci permette comunque di farla vivere nella memoria individuale collettiva. Il mistero della scomparsa è insondabile, lo è ancora di più quando conosci i ragazzi negli anni più belli e più felici. Il dolore allora sembra imporsi sul mistero stesso, ma spesso a sorreggere la vita di quanti continuano nel loro percorso umano c'è proprio il ricordo di chi è scomparso. La vita è un magnifico dono di Dio che nessun uomo può arrogarsi il diritto di cancellare l'esistenza del tempo. In questa nostra società, dove si usa parlare soltanto con diritti e mai di doveri, pare si stia perdendo il senso della convivenza civile, pare si stia perdendo il senso del bene e del male. In questa nostra società, in cui si pretende di avere finalmente raggiunto quello stato di umanità e di equilibrio che consente la comprensione e l'accettazione di tutto e di tutti, pare si stia dimenticando addirittura che cosa sia la decenza, dato che il decoro, il pudore, la dignità sembrano sfumare sul angusto orizzonte dell'informazione e della pubblicità, il cui scopo evidente è quello di sfruttare le debolezze generali e quindi di aumentarle anziché di combatterle. C'è tale e tanta ipocrisia che nessuno ne parla per non venire minacciato il moralismo. Sembra perciò che ci si voglia imporre o semplicemente ci si abbandoni ad un insieme di regole, diciamo regole, di per sé delle perché finiscono un po' sbalzare fuori dalla realtà, dal mondo vero, effettivo, come lo ha creato la natura con le sue leggi inevitabili, dove c'è tutto e il contrario di tutto, dove non c'è soltanto amore, dove il bene non esisterebbe se non ci fosse anche il male. Argomenti molto delicati, difficili, implicit nella comunità di informazione, che a forza di essere ripetuti e ribalzare giornalmente nella cronaca, si insinuano e si radicano nella testa di tutti, diventando abitudine di comportamento e di pensiero, pura comunicazione insomma. Ci sono dei momenti nella vita sociale, nella collettività, che lasciano segni indelebili, avvenimenti che toccano in profondità il cuore e la mente, immagini che rivivono costantemente nella coscienza umana. Sono tanti, troppi, i momenti che questa comunità ha dovuto vivere nel corso degli anni, assistendo alla scomparsa dei nostri concittadini. Il nostro dolore non deve mai essere offuscato dall'indifferenza, dall'insensibilità e dal disinteresse per le vicende che riguardano gli altri. In ciascuno di noi deve essere sempre viva l'immagine e il ricordo dei nostri fratelli.
e la vicinanza alle loro famiglie. Per chi ha conosciuto, ha amato e ha avuto rapporti con le persone scomparse, il dolore è ancora più pregnante e quindi proprio nei loro confronti il nostro sentimento di affetto e di vicinanza devono rimanere sempre lì. Manifestazioni come quella di oggi costituiscono l'impegno di una comunità che condivide gioie e dolori, sorrisi e lacrime. Qualunque sia il momento della scomparsa, siamo in presenza di una situazione che provoca sconforto, dolore e sgomento di tutta la comunità. Ed è per questo che tutti noi ci stringiamo intorno alle famiglie che vivono i loro giorni con angoscia, ansia e preoccupazione per i loro cari. La mia presenza qui vuole anche essere un invito all'autorità giudiziaria e alle forze di polizia a continuare a tenere alta l'attenzione su questo triste fenomeno di sparizione che da alcuni anni affligge lo sfavato territorio. Mi rendo conto che anche il loro lavoro si svolge tra mille difficoltà, ma il mio auspicio è che si rafforzi sempre di più la loro presenza sul territorio, al fine di scongiurare tali fenomeni. In conclusione, ricordo un cordiale e affettuoso ringraziamento a tutta la comunità che ha reso possibile questa fiaccolata, ciascuno impegnandosi al massimo, e manifesto un sentimento di forte vicinanza dell'amministrazione comunale nei confronti dei familiari delle persone scomparse. Grazie. Perché i responsabili a ogni livello operano
per gli uomini del nostro tempo, impegnati a soldi nel perseguire il progresso umano e trasformare il mondo. Molti non avvertono la professionalità e capacità delle opere delle loro mani, perché non si limitino a inseguire il benessere materiale e a realizzare delle tesi in giù, ma per l'umanità, una società ricca di fede e di valori, gente su terra del regno unito, preghiamo. Per coloro che soffrono nel corpo e nello spirito, e il loro dolore è sempre una nascita, sentimenti di angoscia e disperazione, perché nella prova trovano la fraterna solidarietà dei cristiani, imparano a guardare la croce con l'occhio della fede e vedono nel dolore la loro misteriosa partecipazione alla passione dell'Editrice di Cristo. Preghiamo. Per tanti uomini che sono vivi di speranza e vivono nella croce e nella paura, sono accanto a noi, i nostri compagni di viaggio, ma si sentono come sbattuti dal vento e dalle onde, perché nei momenti di smarrimento sappiano di trovare la serenità che è frutto dell'aprile, appoggiarsi ai valori solidi dello spirito e le avvivate la loro perseveranza nel bene. Preghiamo. Per le istituzioni cristiane impegnate a promuovere la dignità e la crescita del dono, sono venute a testimoniare in modo limpido, con carità sincera, lo spirito del Vangelo con le sue forti esigenze, perché adempiere il loro impegno sociale con lo spirito di vera solidarietà verso chi è debole, indifeso e marginato. Preghiamo. Per la nostra comunità, anche in mezzo a noi c'è chi soffre, magari nascondendo l'opportunità di ciò che è doloroso, perché sappiamo essere attenti a coloro che ci vivono accanto per scoprire il loro male fisico e morale e offrire con amicizia il nostro sostegno. Preghiamo. Per le famiglie parenti che vivono nella croce, ma con umana volontà e fortezza l'assenza e l'attesa del loro congiunto. Preghiamo. Di spezzare il pane, di mangiarlo e di fare lo stesso con il vino. Forse è giunto il tempo di dire che la necessità più urgente ora è quella di alzare lo sguardo verso l'alto. Scopriremo allora che Dio non sta soltanto in cielo, ma bensì vive accanto a noi. Via da questo tempo, da questo tempo urbano, ne ho bisogno urgentemente. Via da questo tormento, via che non c'è più tempo, un inchino e via per sempre. Il silenzio è loro, il silenzio è loro. Tanto il passato è passato, troppo passato archiviato. Unita nell'estate, prendiamoci quel sogno, per via d'amento e per capaci,
per tutte quelle notti insonni, per la voglia del riscatto, che non passa anche se passano gli anni. Via, via da questo silenzio, da questo tempo rubato, non ne ho bisogno di gente nuova. Via, via da questo tormento, via, che non c'è più tempo. Vi saluto e via per sempre, il silenzio è tuo. Vediamo, o Padre, tu hai mandato il figlio in mezzo a noi, non per essere servito ma per servirlo. Donare la vita della salvezza degli uomini, concedici di vivere sempre vigilanti, solleciti nella fraternità, aperti a chi si trova nei bisogni e nel dolore per Cristo. Amen. Prima della benedizione, ricordiamo la confessione, vogliamo pregare e citare. Per la preghiera di Gesù, insegna agli Apostoli, che ha parlato a noi e noi stessi, da lì, già la vediamo, svegliamo, cominciamo. Padre nostro, benediciamo il Signore nel nome